Ciao a tutti ragazzi, io sono S Vortex e oggi siamo qua su League of Legends. Questa è una partita registrata già, quindi non sto giocando come vedete. Però sono io, questo qua, sono Brolaf. E niente, commenterò questa partita appunto in ranked con Olaf, Olaf Jungler. Il mio team è composto da Sona, che andrà a bot con Graves, AD carry support, quindi Wukong solo top, Diana mid, di là Singed solo top, Fizz mid, Draven e Soraka bot e Mastery jungler. Mastery lo farà tipo Mastery mi sa che lo farà tipo AD, perciò perderanno probabilmente. Sarà per quello, perché fino ad un certo punto, cioè in early game Mastery fa male, AD, ma poi cioè non serve più a niente. Infatti si consiglia sempre di farlo AP perché fa molto più danno in effetti. Non è che fa molto più danno, però riesce ad arrivare in late game come arrivano gli altri no champion normali, diciamo. E qua mi diverto a fare lo stupido. Detto ciò, niente, parto col blu con Brolaf perché. Con Olaf perché. Mi piace spammare abbastanza le skill. Come vedrete adesso, perché alla fine vi faccio vedere tutto. Cercherò di riuscire a prendere il First Blood. Ma non so. Scusate. Non so se riuscirò a prenderlo perché non mi ricordo più chi l'ha fatto, quindi. Boh, vabbè. Qua riesco a fare in facilità il golem. Passo i cani. Comunque sì, è tutta la stessa cosa. Durante tutto. Vabbè, non si vede la vita. Durante tutta la partita, in generale proprio. Aia, no, qua ha sbagliato. Qua ha sbagliato. Ha sbagliato perché doveva. Cioè, non puoi fare quello scherzo all'uno, lo sanno che non ce l'hai con la skill. Comunque, boh. 9.300. Cosa? Ping 9.482. Vabbè. Glitch ancora, sto programma non è molto perfetto. Però, vedete che. Ah, è vero, il first blood lo do a lui. Ecco, questo è il first blood. Stupidamente lui va a. Io flasho lì perché no, sennò non morivo. Lo do a lui, gli scrivo GG e si continua perché. L'avevo già capito che probabilmente sarebbe stato un attimo in difficoltà. Quindi ho preferito darla a lui, sennò potevo benissimo lanciare l'ascia, slowarlo, poi flashare e dargli una botta. Quella là è. Cioè, prendevo io la kill. Però gliel'ho lasciata lui. È sempre meglio League of Legends, per chi non lo conosce, cioè è tutto un gioco di squadra. Se perdi pure il gioco di squadra, non so fino a dove riuscite ad arrivare. Qua mi fregano il red per ben due volte, tra l'altro, penso, se non mi ricordo male. Quindi niente, vediamo Diana contro Fizz. Che non è proprio una. Non è facile per Diana stare in lane con Fizz. Perché Fizz è bravo. Perché se ti vuole uccidere con una full combo ti uccide. Qua intanto, vabbè, vedete tutto laggoso, ma non è vero. Cioè, 12.659 di ping non esiste. Dovrebbe crasharmi la linea intera proprio. E invece no. Vediamo bot. In effetti, se devo dire la verità, tutte le volte che ho gankato bot, questi dormivano alla grande. Non è stato facile per me gankare, visto che quando gankavo c'era gente che se ne andava. Oppure, non so, già se n'erano andati, quindi questi pushavano e si facevano la torre, per dire. Cioè, bisogna guardare di più la mappa, ragazzi, cioè non si può andare in giro senza vedere niente.
c'è poca attenzione. Nella maggior parte dei player c'è poca attenzione in generale del gioco. Cioè, si pensa a tutt'altro, ma non so il perché e non so a cosa. Io, sinceramente, quando gioco a League of Legends, pare che sto facendo non so che cosa. Che sono attentissimo. Magari sbaglio pure, però. Ora vado in base. Compro. Cosa compro? Compro le scarpe tra due pozze e una ward. Tre pozze e una ward. La ward la prendo. La ward la prendo sempre perché. In ogni caso, anche se il dovere di wardare è. Cioè, ce l'ha il support. Comunque, dargli una mano non guasta mai. Sempre parlando del gioco di squadra. Qua io gli pingo che gankerò. Vedete come non vanno a pressare. Anche se uno dovesse morire, non cambiava niente. Ecco, dovevano morire loro in teoria. Io qua tento di passare da lì, ma mi ha visto perché. E invece non mi ha visto, probabilmente. Oppure lo sapeva, dipende. Qua non è guardato perché sennò mi avrebbe già visto da prima. Quindi niente. Qua gank di Mastery che non fa un niente a Diana, proprio un niente. Io lo vedo, però cioè lo pingo pure, ma non facciamo in tempo perché quella è lenta, non ha mana tra l'altro, quindi. E quello lì è già via, non c'è neanche. Non c'è più. Top, vediamo che farma normalmente. Cercherò di riprendere tutti i gank che faccio io perché. Ah, ricordo un'altra volta per chi non avesse capito. Questa è una ranked, ovvero si dice che siano le partite più difficili, più serie, diciamo. Qua Wukong se la sente, ma non glielo consiglio. Anche perché questo. Cioè, non solo si prende bene i danni, cioè, incassa anche bene. Ma se vuole ti fa fuori, quello è il fatto. Scusate. Scusate se sbadiglio, ma sono appena alzato, quindi. Cosa si è fatto? Giustamente, si è fatto le cose giuste. Dov'è Draven? Ah, ecco, non lo vedevo. Niente, ovviamente ci saranno molte più partite, più video di League of Legends, perché ho ripreso a giocarci dopo 4 mesi, quindi insomma, ero un po' arrugginito e non avevo. Cioè, sinceramente, faccio un video io quando me la sento, invece. Cioè, se non te la senti che sono 4 mesi che non giochi, fai solo delle figuracce, secondo me. Quindi non me la sentivo, ora invece ho ripreso la mano e quindi posso fare dei video. Qua bot comunque sempre è una situazione in stallo perché io qua ho gankato fino alla morte, me lo son perso. Qua tentavo di pushare con lui, ma. Vedremo che Singed penso che sia ancora qui. No, beh, viene Mastery giustamente ad aiutarlo, però. Comunque sì. Dicevo, qua il bot è una situazione di stallo, continua, finché non ganko io, ma io, a dir la verità, non ho mai gankato. Cioè, non mai. Non ho gankato come ho gankato così tanto top soprattutto, mid. Mid e bot ho gankato di meno, però bot è quello che ho gankato di meno tantissimo. Non so il perché però, Perché probabilmente bot, cioè, sono sempre in due bot, 2 contro 2, è sempre più probabile che bot si fiddi, piuttosto che top, perché top è 1 contro 1, lì se c'hai skill riesci, se no niente. Se no perdi e puoi anche far perdere il team, per quello che tentavo. Di dare un po' di feed a
Fa l'ulti? No, no. Tentavo di dare un po' di feed ai to al top. Infatti io glielo pingo, quello non morirà probabilmente. Perché Singed ovviamente, cioè se sapete cos'è League of Legends, che gioco è, Singed corre e non lo uccidi. Cioè, in teoria sarebbe quello il ruolo di Singed. Poi che fa kill perché tu gli scappi dietro, ok, sei stupido tu. Poi io qua tentavo di andarci, perché non, cioè... Non, però, cioè, mi sono reso subito conto che non riuscivamo a ucciderlo. Da qui proprio. Niente. Sarà tutto così, in effetti. Bot, non succede niente, non... Continuano a recallare come è giusto che sia, evidentemente, non lo so. Qui si lagga con un bel... Oddio, scusate, 25.000 di ping, ma cosa? Top farm. Bot hanno ripreso. Vediamo le build. Allora, bot. L'AD carry, Graves, si è fatto le Berserker, due Doran's Blade e un Vampiric Scepter che è stato... cosa? Ecco, vabbè, ha gankato, ok, però comunque rafforza la mia teoria, cioè ci prenderà le testate da Fizz, anche se... niente. Vediamo bot che è una posizione un po' strana. Infatti. Ok. Infatti mi rendo conto che hanno una posizione un po' strana e gli dico di. Che ganko, ma. Io ho poco mana. Quelli non si buttano per niente. No, però stavolta ci sono andati. E mi sa che riesco a prenderlo questo. Sì. Però, cioè... Ah no, forse Soraka si riesce a fare. Sì. Ok. L'unica pecca, appunto, che Draven non muore mai. Non so il perché. Perché ha flashato, ecco perché. Non mi ricordavo. Mastery con due di mana. Io recollo perché... Oddio. Perché mi rendo conto che non posso far niente con zero di mana, visto che... Attenzione. No, ok. No, pensavo. Visto che io spammo abbastanza le skill, quindi ovviamente serve più mana. Poi vedrete appunto la build, la ultimate build di Olaf. Mia, almeno io uso questa. Io lo buildo così. Poi magari è sbagliato, eh. Però dico, io la buildo così. Mid continua a farmare. Top continua a farmare. Sarà boh. Ecco, esatto, non lo sapevo. Vedete quante volte ganko top. Cioè, cerco sempre di, insomma, di buttare indietro quel push che fa in continuazione. Adesso lo fa apposta. Vuole prendermi, ma non si rende conto che è 2 contro 1. Lo fa apposta, no, dico che lo fa apposta perché poi lo scriverà. Cioè, tipo, vi uccido tutte e due, una cosa del genere. Però in realtà no. Cioè, non puoi uccidere un Wukong che ha burst damage incredibile. E anche Olaf che, se, ecco, vedete. Noobs, I'll kill you both. Cioè, no. Infatti io mi metto a ridere perché non credo che mi uccida. Forse a me sì, ma lui a Wukong, cioè anche a Wukong mi sa proprio di no. E lui rimane top, tranquillissimo, con il suo full HD, full HP di vita. E qua mi pinga il blu perché lo vuole, io glielo do tranquillamente perché ovviamente non... cioè a me serve, anche a me serve il blu, giusto, però...
È giusto anche aiutare gli altri miei compagni, visto che di gank mid non ne ho ancora fatti. Quindi, ok, gli dico che andrò proprio a stella su Draven. Però, giustamente, si ferma a farmare lui, quindi... Niente, qua cercavo di volere la kill, proprio di prendermela con forza, ma... A parte che loro lo sanno che io ero lì perché c'era la ward. Lui si butta in una maniera improbabile proprio. Misso anche con... Mamma mia. Niente. Dicono di guardare qui, dicono di guardare qua. Però invece che guardare ce lo facciamo. Sì, non mi ricordo. Sì, forse sì, tipo io rimango con uno di vita, una cosa del genere. Lo volevo portare qua perché sennò qua, tipo, è un piccolo consiglio che vi do. Se lo portate più in qua, se lo fate spostare più in fuori il drago, c'è meno rischio che appunto come Mastery, non proprio come Mastery, però come tipo se ci fosse Diana contro di noi, si evita che ce lo stila. Cioè, si evita una figuraccia, insomma. Io infatti me ne vado perché ho 2 HP. Mi sono tankato il drago. Niente, sopra, top, sempre la stessa situazione, ovvero Singed che pusha. Ci ha fatto l'ultima, non penso che lo uccida. Se magari mi fa vedere gli HP. Questi sono gli HP, perché non li carica perché dice che sto laggando, ma non penso proprio. niente. Il caro Fizz è sempre qui che farma. Draven è qua. No, Draven è qua. No, Draven è qui. Oh, porca. Ah, Draven è qua. Che build sta facendo Draven? Tipo build per bambini. Perché? Ste cose perché? Ok, io qua ganko. Non riusciremo a ucciderlo probabilmente perché ha messo quest'ascia come un povero proprio. Questo mi sfida. Non sapendo che se lo prendo con un'ascia lo ammazzo. E infatti non lo prendo manco con questa. Tutti questi miss sono dovuti al fatto che non mi aspettavo che lui tornasse indietro tutte le volte che cerco di ucciderlo. Per quello che l'ho messo, perché non ho il mouse puntato verso di lui. E lo faccio velocemente, magari lo manco sul pesante proprio. Questa torre non se ne va? Sì. Io ritento il gank. Babysitto un attimo. Anche perché non ho mana, perché sennò l'avrei attaccato, ma non ho mana. Cioè, vedete, solo con una skill avrei sprecato il 60%, il 60, il 50% del mana. Ah, qua ci muoio, sì. Cioè, non avrei potuto far niente. Anche perché mid non ha detto SS e quindi io sono morto. Qua scrivo they shot me perché giustamente è vero. Cioè, mi hanno sparato 3 skill, sono morto. Infatti chiedo perché e in quale occasione mi sono perso il fatto che Fizz è fiddato. Perché se no, se vai a vedere, Fizz sta 2-0. E allora capisci la ragione. Comunque Graves sta 2-0, 2-0-0, quindi non è male, perché rispetto a Draven che sta 0-0-0, cioè qualche vantaggio ce l'avrà, voglio dire. Come build però siamo uguali identici a Draven, non capisco come sia possibile. Fizz continua a fiddarsi senza nessun problema. Io sono là che faccio il rosso, questo morirà. O forse no? Sì, muore. Se muore.
Eo. Niente. Io ho sbagliato all'inizio a maxare questa invece che questa. Perché se maxi la E fa molto più true damage. Ed è quello che serve a Olaf, in effetti, perché Olaf nei teamfight, quello che deve fare è usare, poppare l'ultimate e andare addosso, ma di pesante, sulla di carry avversario. E fargli tutte le skill. Proprio focussare soltanto la di carry, qua non me l'aspettavo, infatti me ne vado. Me ne vado di gran classe proprio perché sennò sarei morto. Poi... qua se la sentono 2 contro 5. Ce la fanno pure quasi, però... per la cazzo di una bezza che si ritrovano, porca troia. Poi qua fortunatamente non so perché Fizz cerca di ucciderla, Diana, ma... cioè, in effetti non ci aveva senso uccidere Diana. Infatti muore Singed, penso. Sì. Muore perché per troppo greedy, si dice in inglese, ovvero troppo assetato di kill. Ha sbagliato lì Singed. Se lo doveva aspettare che il nostro team tornasse e andasse a aiutare Diana. Se lo doveva aspettare, in effetti. Qua non me l'aspettavo. Tipo, 3 ward nel giro di 2 passi. Non mi aspettavo che guardasse lei, vabbè. Tutti offendono Diana, giustamente, perché è vero, cazzo di persona scarsa, madonna. Qua, boh, ho fatto il blu, ma recollo subito, non serviva. Potevo lasciarlo agli altri, ma invece no, l'ho fatto, vabbè, non ci ho pensato. Perché non recollo? Ah, perché mi avevano pingato perché l'avevano visto, infatti. Scusa, ma quanto corre Graves? Non c'ha niente della corsa. Di movement speed non c'ha niente. Come fa ad avere 21 ability power? Non è che c'è tipo la passiva di Sona? Vorrei dire, ma... sì, probabilmente sì. Non si poteva vedere pure la passiva qui, no? Ma forse qua. No. Singed? Guardate Singed. Perché? Cioè, proprio per dar fastidio. E quello, in effetti è quello che deve far Singed, cioè deve passare in mezzo a tutti. Mamma mia, quella era una cosa bruttissima. Infatti dopo tutti tipo prenderla a parolissime per sta cosa. Cioè in Ranked non puoi fare un ulti così, la facevo meglio io che non ho mai usato Sona. Cioè veramente, non cos'è quell'ulti? Dai. Mancava solo una botta, ed era morto. Qui pingano il drago. Ah, questa cosa non la sapevo. Com'era adesso? Normale, così? No, così. Così è normale? Non lo so. Ecco, qua Diana fa una gran cosa. Solo che ovviamente, vabbè, lo sapete, cioè Fizz scappa. Non c'è niente da fare. Fizz scappa. Con qualsiasi skill diventa untargettable. Non lo prendi. Qua Diana si salva. Qua Diana non si salva. Probabilmente, dico io. Sì. Non si salva, non ce la fa. Però Wukong si butta, non si butta nessun altro a parte Graves. Quando io me n'ero andato perché questo figlio di puttana mi spinge via. Cioè qua fanno una gran cosa loro, non c'è niente. Anzi, fa una gran cosa Singed.
Cioè, qua veramente fa una bella cosa, Singed. Ovvero spinge via chi poteva far danno e poteva curare. Cioè io e Sona. E qua fanno una bella cosa, in effetti. Qua c'è da dir la verità. Qua io tento di difendere Sona perché un'altra kill significava un semi-ace. Non andava bene, in effetti. Tutti con metà vita, comunque, quindi non è... Cioè, comunque ci abbiamo provato. Per dire, non è che si è scappati e basta. Quello si prende i colpi della torre. Attempting to reconnect, finto, perché non è vero. Se io sto guardando ancora la partita. E c'ho 57.094 di ping. E continua ad aumentare. Mamma mia, quanto è buggato sto programma. Comunque sto usando tipo LOL Recorder, non mi ricordo come si chiama. Sì, LOL Recorder, LOL Replay, non mi ricordo. Comunque quello ed è... Mamma mia, quanti bug. Boh, non lo so. Non so che dire ora, bisogna solo guardare la partita. Forse non li vedono. Perché in effetti se lo potrebbero pure fare, ma c'è una piccola probabilità che ci siano tutti lì. Visto che... Non si vede il bash. Infatti decidono di andare indietro perché giustamente se ci fossero tutti era una double kill. Singed farma, giustamente. Qua tentano di ingaggiare, ha fatto una bella cosa Sona. Ma non. Probabilmente Graves non l'aveva capito. Perché sennò sarebbe morta molto prima. Molto prima di arrivare da Draven. Magari moriva pure Draven qui, eh. Però giustamente Draven. Lo stesso Draven è tornato indietro perché. Qua si lamenta perché quando fa l'ulti Sona la missa. E quando serve non la fa. Non. Cioè. In effetti per un AD carry questa cosa non aiuta. Dove cazzo? Oddio, l'ha mancato. Perché Sona? Io spero che... Un attimo, non ho capito cosa è successo per il lag. Non ho capito chi sta picchiando chi anche. Ecco, quest'ulti era bella, ma scappa poi. Ma... Perché è rimasta lì? Si aspettava che arrivasse forse Diana. Non lo so, sto cercando di trovare delle scuse razionali per la situazione, ma non lo so. Io non c'ero. Dico solo questo. Quindi in teoria, quando manca qualcuno... Ulla... 100 HP per Wukong, che culo. Io faccio il blu. Perché ovviamente se me l'avessero chiesto gliel'avrei pure dato. Però ogni tanto magari anch'io non lo faccio apposta, non ci penso. Quindi me lo faccio e basta. Ora c'è la solita. Dove. Allora, quando giocate a League of Legends, in qualsiasi partita, in qualsiasi. Anche in qualsiasi ranked, in effetti, ma in qualsiasi partita in generale, c'è il momento in cui ci raggruppiamo tutti i mid, c'è cioè quel big team fight che se lo vinci hai il 50%, no, il 50% no, al cazzo, l'80% delle occasioni di vincere. Qua faccio una bella cosa, ovvero Ashe through the wall a sloware Singed per mettere l'uccisione. Qua Fizz spreca l'ulti per sloware Wukong, ma non serve quasi a niente perché comunque noi pushiamo lo stesso. Pushiamo lo stesso, forse mi ricordo, non so se era in questa partita, ma mi ricordo che mi ci butto adesso sotto torre. Ovviamente non mi targetta la torre, però... Oh, che fa? Mi butto sotto torre.
appunto per romperla, perché sennò, cioè, non... siamo in 5 contro 3. Forse no. Ah no, forse qua vado, cerco il blu che non c'è. Il blu che non c'è. Mi pingono di tornare indietro, torno indietro prontamente perché in effetti era una situazione abbastanza pericolosa. Niente, ora vediamo. Perché ora in effetti sono i minuti più importanti della partita. Qua se sbagli qualcosa probabilmente perdi la partita. E non dico che è una stupidata, ma mi è già successo tra l'altro. Questa è una bella ulti. È una bella ulti a salvarmi. Ho dovuto riflasharci mille volte. E niente. Ma non è neanche stato un mio errore, perché alla fine non me ne ero accorto di essere in mezzo all'enemy team. Cioè, non, davvero non me ne ero accorto. E ho rischiato parecchio. Però, appunto, già non sto facendo un gran risultato, 0-1-3. Poi, vabbè, a parte che le kill le faccio tipo alla fine, le ultime kill proprio della partita le faccio io e poi vinciamo. Quindi, insomma, dopo mi builderò. Ah no, ho già iniziato a buildarmi Frozen Heart. Con questo item. Ho finito il Frozen Mallet. Tutto Frozen. Ho iniziato appunto a fare il Frozen Heart. Io qua pusho un po' mid perché loro vanno avanti, ma si dimenticano che ci sono i minion. Là pushano in 5 top. Boh. Appunto, li avevano visti, infatti ci mettiamo un attimo lì, perché magari c'era una piccola probabilità che scendessero. C'hanno una ward, lo sanno che siamo qui. Ora mi ci stavo buttando, ma non mi hanno, cioè, non mi hanno seguito a pieno, anche se Singed muore. E il tank che muore è una bella cosa. Però non muore, cazzo, che palle. Ah, beh, sicuramente non torna in teamfight. Quindi questa teamfight l'abbiamo vinto noi perché mi ci sono buttato io. Perché sennò saremmo stati ancora là. E guardate quanti assist, porca troia. E poi non capisco. Ah, ok, no, no, niente. Avevo letto male. Ma no, però qualcuno ha detto fallback. O no? No, no, no. Ho sbagliato a sentire il ping. Qua non mi accorgo che fanno il Baron, perché sennò sarei andato direttamente, però. Qua ci facciamo quello che ha chiamato un free Baron, perché in effetti non c'era nessuno a togliercelo. Mi sa, ecco, qua notare chi ha preso il Baron, cioè io, e notare come l'ho preso, con lo smite. Se non avessi usato lo smite, probabilmente l'avrebbe rubato Draven. E lì un piccolo punta Draven perché l'avrebbe preso. Sono abbastanza sicuro che l'avrebbe preso senza il mio smite. L'avrebbe preso quasi sicuramente perché aveva temporeggiato bene. Qua tentiamo di pushare un attimino. Io ho già metà mana. Comunque lo vedete, cioè, quando picchio, scusate, quando picchio qualsiasi cosa, quando attacco qualsiasi cosa, pure i golem, non so, qualsiasi cosa, pure i champion, io spammo skill, ma indipendentemente da che champion sia, cioè, se è Soraka, se in qualsiasi champion, io spammo sempre le skill, perché penso sia qualcosa di supplementare al danno che fai. Quindi, ovviamente, se lo spammi, se hai la possibilità di spammarlo, è sempre più danno, è quello il fatto. Magari tanta gente dice, ah, ma tu sei un AD carry. Non in questo caso, però dico, magari su un AD carry, magari, tu sei un AD carry, non dovresti spammare le skill, tu ti basta il danno base e sei a posto. Invece no, invece un champion come Vayne, che mi piace tantissimo usarlo, se spammi la Q, diventi untargettable, quasi, perché comunque diventi invisibile e non ti possono cliccare. Questi sono piccoli tip, di una persona che gioca da un po'.
da League of Legends, quindi magari voi ci giocate di più, però per dire, sono dei tip che servono sempre in effetti. Qua io l'avevo già vista male, in effetti. Se avessero deciso di attaccarci qua, a me e Wukong, nel Bush saremmo stati morti, proprio morti bene. Saremmo stati morti, saremmo stati uccisi. Perché, ecco qua. Qua di nuovo non ce la fa. Cioè, Sora non ce la fa a sparare un ulti bene. E qua sono le ultime, proprio le ultime fasi della partita. Purtroppo non si può vedere il ping di Sona, perché lo volevo vedere che continua a scrivere queste cose. Infatti, lag. Volevo vedere cosa. Cioè, se pingava tanto vuol dire che non era EU. Non era EU. Probabilmente era qualcosa tipo giapponese o cinese, cosa ne so. Perché. Per scrivere quelle robe lì, oppure russo, ma non so. Non so. Perché quando scrivi quei quadratini lì in chat vuol dire che, tipo, non stai scrivendo nella lingua base di quel server. Cioè, EU. Io dove merda sono? Là. Perché mi ha fatto vedere un attimo che ero qua? Boh, vabbè. Qua rischiano tantissimo perché mi hanno visto che non ci sono. E quindi, qua cosa ha rischiato Fizz. Mamma cosa ha rischiato Fizz. 19.140 di ping, no, ma interessante. Interessante come non è vera la cosa. Qua Fizz è stato slowato e Fizz è morto. C'è niente da fare. Non gli servirà la sua ulti per salvarlo. Anche perché adesso pushiamo e probabilmente. Non mi ricordo, ma forse è finita qua. Non so. Cioè non me lo ricordo. Probabilmente sì però. Infatti sì, riesco a slowarlo, sì. In teoria no. Perché tutte le volte sembra che muore, sei lì per morire, invece no. Singed è fatto così. Singed è un tank, ragazzi, è normale che magari non muore, anche buttandosi in mezzo così come sta facendo, così rischia, eh. È arrivato il mio true damage, l'avete visto. L'avete visto, Dio se l'avete visto. Qua sbaglia tantissimo Mastery. Qua sbaglia perché è morto. È morto dall'inizio, proprio si vedeva che era morto. Non puoi buttarti su un champion che è in mezzo al suo team, non ha senso, non ha senso. Qua ha sbagliato, ci danno un drago. Ce lo regalano proprio perché questo è proprio un regalo. Torniamo a fare il drago e penso che dopo questo sia l'ultima volta che pushiamo e vinciamo, probabilmente. Non mi ricordo. Ma guarda che bello il drago zoomato. No, ma guardate che bello che è Brolaf, io non lo so. Cioè, ma una skin più bella di così dove la trovate? Niente. Qua recollo, ora vediamo. Ah no, no, no. Non recollo. Forse mi voglio far Draven. Ma trovo tutto il team. E qui dovevo per forza flashare over the wall perché sennò sarei morto. Infatti, ora me ne vado proprio bene. Forse. Beh, ve l'ho detto, ragazzi, non è una partita che ho fatto tipo ieri. È un po' che non gioco a League of Legends, tipo 3-4 giorni, quindi questa partita è abbastanza vecchia, non mi ricordo cosa ho fatto di preciso. Però mi ricordo che era una bella partita e meritava di essere caricata, ma non perché. Cioè io quando. Allora, mettiamo in chiaro una cosa che magari non capite, magari perché non l'ho detto. Quando carico una partita di League of Legends non è mai perché voglio far vedere quanto sono forte. Ma semplicemente perché mi è sembrata una partita bella, nel complesso, proprio non perché io ho fatto tipo 17-0, perché a parte che non l'ho fatto, come vedete, ho fatto tipo 16.000 assist, 5 assist, però su 17 kill 5 assist sono tanti. E
zero kill. Zero kill. Io quello che ho, Frozen Heart e Frozen Mallet, ce l'ho perché ho farmato. Cioè, su 124 minion e 5 assist mi sono fatto Frozen Heart e Frozen Mallet. Che non è male. Cioè, non è male. Non è male per quello che ho fatto. Se avessi fatto delle kill, sicuramente avrei di più. Qua decidiamo di attaccarli da dietro. È stata la decisione forse più intelligente del mondo, perché dopo questa kill che mi prendo su Soraka, che mi ci accanisco tantissimo, come vedete, tipo la seguo fino a quando non muore sul tanto, morta. Una kill l'ho presa io, forse mi voglio fare pure Singed, ma no, me lo porto fino al mio team, che lo slowo, e poi lo seguo fino a che non ha due di vita, poi gli faccio il true damage. Ok, queste sono le ultime e le uniche due kill che riesco a fare, perché giustamente quando c'hai un team abbastanza fiddato non ce la fai a non ce la fai a fare le kill. Ma forse è meglio così. Cioè, forse tu a quel punto prendi il ruolo di uno che deve aiutare il team. Non è sbagliato come cosa, non fa niente, cioè anche se non fai kill, basta che devi vincere. Il tuo scopo è vincere. E qua probabilmente sì, vinciamo. GG a tutti, che in effetti è stata una bella partita. Finita 2-1-5, 124 minion, non mi ricordo più. Scrivete, boh, commentate se vi è piaciuto e vi può piacere. Magari ne posto altre, ne carico altre sul canale. Anzi, sicuramente, perché ne ho un'altra con. Vabbè, non ve lo dico. Comunque, cercherò sempre in ogni partita che faccio e che carico di usare un nuovo champion. Così almeno, magari per chi gioca League of Legends ed è interessato a questa serie, magari. Non ha questo champion, per dire, faccio un esempio, non ha Elise. Piccolo spoiler, prossima partita userò Elise. Sempre in ranked, cercherò sempre di fare partite in ranked comunque. Dicevo, se questo champion non lo conosco, mi interesserebbe sapere come usarlo. Ecco appunto che arriva il mio video in aiuto. Magari non lo uso al massimo delle capacità e non lo uso magari anche bene. Però comunque vedete le skill, vedete come dovrebbe essere usato, vedete, non so, tante cose si riescono a capire da un video, in effetti. Mi è sembrato utile fare questo video. Avete visto anche la skin di Brolaf, che è una figata. Questa è una ranked, era una ranked, 2-1-5, con Brolaf vinta. Ciao a tutti da S-Vortex, scrivete, commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto. Ciao a tutti.